Saranno due dichiarazioni di voto a titolo personale, lo vedete inquadrato in questo momento il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che ha fatto il suo ingresso in aula, lunghi applausi stanno sottolineando l'intervento dell'onorevole Fabrizio Cicchitto che è intervenuto a nome del Popolo della Libertà. Ora fuori da questa diretta, come dicevo, altre due dichiarazioni di voto, poi il voto finale, di nuovo inquadrato il Presidente del Consiglio. Una rapida panoramica sulle posizioni, il Movimento per le Autonomie si asterrà sulla mozione di sfiducia al sottosegretario Caliendo, i repubblicani regionalisti e popolari non parteciperanno al voto, lo ha annunciato Giorgio Lamalfa in apertura di seduta, Noi Sud, Libertà, Autonomia, Partito Liberale Italiano voteranno contro la mozione. Intanto sentite in sottofondo gli applausi del Popolo della Libertà dopo l'intervento del capogruppo Fabrizio Cicchitto. Ma in questo momento gli applausi sono diretti, lo sentite, al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. L'ingresso del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato sottolineato, lo sentite, da numerosi applausi. Adesso è il turno del gruppo parlamentare della Lega Nord che invece sta inneggiando al proprio leader Umberto Bossi. Ma dicevamo delle posizioni che i gruppi parlamentari hanno assunto nel corso di questo dibattito. L'Alleanza per l'Italia, raggruppamento che si riferisce a Francesco Rutelli.